In quel tempo Gesù disse: «Guai a te, Corazzin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarno, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato». Sì, ho detto una bugia. Mangiafuoco mi ha dato 5 monete. Non l'ho spesa per la carità. Fatina mia, guarda il mio naso, sembra un bastone. Perché si è allungata ancora? Io non ho detto una bugia, ho detto la verità. Aiuto! Dicerò la verità. Va bene, non ho fatto la carità. Ho pagato la cena al gatto e la volpe. So tutto. E allora perché mi fai tante domande? Per farmi dire bugie? Sei cattiva. Pinocchio, cosa dici? Per tua norma io sono una fata. E le fate, come sanno tutti, non sono mai cattive. Non posso nemmeno strapparmi i capelli dalla testa, perché sono di legno. Tu non sei una fata, sei una strega. E ora levimi di qui e fammi tornare bambino, hai capito? Ora va a prendere un bastone e si dà una bella lezione a questa birba matricolata. No, lasciaci soli. È stato un duro colpo, ma passerà. Il bimbo è stato fuorviato dalle cattive compagnie. Brigati! Non aver paura. Vuoi bene alla fatina che ti ha fatto diventare bambino? Tanto, ma ora sono burattino. Se vuoi che ti voglia bene, fammi tornare subito bambino. Certo. E scorciami il naso. Sicuro? Ma sappi una volta per sempre che tutto quello che faccio è a fin di bene. Anche il naso lungo? Anche quello, così impari che non si devono dire bugie. Come ti voglio bene, fatina mia, e come sei buona. Certamente avrete riconosciuto le voci del film storico di Pinocchio. Mi è venuto in mente questo passaggio perché in qualche modo lo associo emotivamente al brano di Vangelo. Mi spiego meglio. La fata rappresenta per Pinocchio la figura della mamma, di cui certamente soffre la mancanza. Ma la fata è anche una figura protettiva alla maniera degli angeli, e oserei di più. È un po' la metafora di Dio, che dall'alto ci guarda, ci guida e ci accompagna, e quando è necessario ci redarguisce. Ed è qui che ho colto il parallelo con il Vangelo. Oggi Gesù sgrida fortemente i figli di Corazin e di Betsaida. Ma dalle parole che usa devo ammettere che assomiglia più alla serva della fata che voleva usare il bastone verso la birba matricolata piuttosto che alla fatina paziente e comprensiva verso il bambino fuorviato dalle cattive compagnie. Ma io non riesco a immaginare Gesù così. Gesù non può essere vendicativo, non infligge castighi per i nostri demeriti. E non lo voglio neppure pensare come il grillo parlante, noioso, pedante, ossessivo, pronto a rimproverarci ogni dettaglio. No. Gesù lo immagino più come la fata nella favola di Collodi. La fata fa fare a Pinocchio un cammino di consapevolezza, lento e rischioso. Lei stessa rischia di passare per una strega agli occhi del bambino. Però alla fine la bontà vince sempre, lo sappiamo. Ma il Vangelo, direte voi, non è così bonario. Gesù sembrerebbe ben lontano dalla tenerezza e dalla comprensione della fata. Allora mi sono messo di impegno e ho voluto guardar bene queste righe del Vangelo e ho fatto una meravigliosa scoperta. Qualcuno mi ha fatto notare che il termine «guai a voi» non è tradotto giustamente. La traduzione letterale è «ahimè per te» e qui cambia davvero tutto. Cambia il segno dell'operazione matematica. Ahimè per te, infatti, non è un giudizio di condanna come il termine guai a voi.
È un dispiacere che Gesù ha per questi figli, che lo fanno così arrabbiare. Ma se Gesù è dispiaciuto, allora ci tiene ai suoi figli. E se ci tiene, non può permettersi di mandarli all'inferno, ma farà di tutto per salvarli. Piuttosto andrà lui all'inferno al posto loro. E infatti la storia andò proprio così.